chiamo sul palco la mia concittadina Elisa Vagliani, ricercatore dell'Università di Bologna. Salve a tutti, grazie innanzitutto per avermi ospitato qui oggi. Per me è un onore parlare dopo degli interventi così interessanti. In particolare credo di essere felice di seguire la deputata e l'assessore che hanno introdotto poi quello che io ho ricercato e studiato e messo in pratica poi con una mia tesi di dottorato che ho conseguito poco tempo fa e che in realtà potrebbe essere quello che è una sorta di appoggio teorico e sul campo, quindi una ricerca in realtà di studio che ho fatto a livello nazionale sui temi di cui stiamo parlando questa mattina. In particolare mi occupo di social innovation e, come si diceva, di quella che è poi in realtà il risvolto pratico di quelle che sono le conseguenze che ha in tema di sia di business ma di società, di partecipazione, come abbiamo visto tutti i tavoli, sono collegati tra loro nella questione di generare welfare e generare nuove forme di sviluppo oggi. Quella che ho approfondito è una ricerca sul tema che aveva come al centro il tema del co-working, che da molti immagino può sembrare in realtà una piccola parte che riguarda maggiormente i giovani, come si diceva, che lavorano all'interno di questi spazi di lavoro condivisi, che affittano delle scrivanie e più altro. In realtà la ricerca ha dimostrato come questo sia un risultato interessante non tanto e solo risposta alla crisi oggi, ma di un vero e proprio cambio di paradigma a cui stiamo assistendo. Quello che ci troviamo davanti oggi infatti è una società che mette al centro l'idea di nuove forme di lavoro che sono basate su una idea di autoimprenditorialità del singolo, che non si trova più costretto e non soltanto quindi nella logica della ricerca del lavoro a tempo indeterminato o comunque del posto fisso, ma anzi una ricerca di autonomia che spesso parte dal singolo, quindi questo è fondamentale in risposta anche a tutte quelle che sono le critiche del mondo del lavoro oggi. Spesso sono proprio gli intervistati che dichiarano di voler attraverso il lavoro ritrovare anche tempo di libero, di volontà di espressione di quelle che sono attività anche attinenti alla propria vita personale, alle proprie passioni, agli hobby, quindi spazi di lavoro che ritrovano in realtà veri e propri ambiti di vita e interessi di tutti i giorni. Le donne, ad esempio, si esprimono attraverso questi luoghi di lavoro come non soltanto lavoratrici, ma anche come madri, come soggetti che possono portare un valore aggiunto a quello che invece era prima un mondo concentrato su quella che era la logica imprenditoriale prettamente maschile. Perché sono qua oggi? Perché in realtà la ricerca ha dimostrato come questi mondi del lavoro siano in realtà una forma di rapporto mutualistico tra persone. Quello che ci troviamo di fronte oggi, infatti, è la necessità di trovare nuove espressioni di quelle che sono delle relazioni tra i soggetti che devono valorizzare l'espressività, la passione, il lavoro, la vita di tutti i giorni di quelli che sono i lavoratori imprenditori oggi. Ci troviamo davanti a dei contratti che sono a partite IVA, quelli che vengono chiamati i contratti atipici, che in realtà rispecchiano a livello normativo e fiscale, come si evidenziavano prima gli interventi precedenti, un rallentamento burocratico e fiscale del nostro paese, ma che in realtà corrispondono a quello che è il mercato globale che ci chiede oggi. Bene, questi spazi, questi luoghi in realtà sono vere forme di nuova forma di cittadinanza. Sono luoghi di partecipazione in cui i soggetti, giovani e meno giovani, ritrovano la possibilità di creare dei legami mutualistici tra loro. Grazie a questi possono sfruttare quello che è il valore aggiunto del capitale sociale che si crea al loro interno per superare non solo la crisi, ma per mettere al centro nuove vere forme di welfare generativo, come si diceva. Un welfare che quindi attraverso una collaborazione win-win con lo Stato e quindi non più di appoggio, di sussistenza, si chiede una collaborazione nella maggior parte dei casi di collaborazione con una cabina di regia, di ad esempio di gestione di spazi vuoti che sono quelle forme di rigenerative di spazi abbandonati alla città perché magari sono fabbriche dismesse come queste, insomma sono forme di valorizzazione di quello che è il capitale territoriale locale italiano,
che sfruttando queste nuove, la rinascita di queste nuove forme di spazi che diventano veri luoghi, diventano luoghi in cui i soggetti attraverso il lavoro esprimono se stessi. Bene, io sono contenta di essere qui proprio perché ho ritrovato nei tavoli una logica trasversale che li accomuna tutti. Cioè la categoria, come si diceva, giovane, la categoria lavoro, le categorie precedenti, tipicamente novecentesche, in realtà sono effettivamente ormai superate. Quello che la ricerca mi ha dimostrato, quello che le giornate come queste mi dimostrano, è che c'è una volontà da parte della popolazione di andare oltre. Quindi quello che mi auspico dalla giornata di oggi è di forse continuare a creare questa onda di movimento che in realtà sembra silenzioso, ma comincia a non esserlo, e di continuare a spingere verso una promozione come proposte di legge, come quelle di cui parlava la deputata, che vadano oltre quella che è stato il passato e che mettano in luce proprio questi interventi e le opere che mettete, che realizzate voi che avete partecipato ai tavoli di questa mattina. Grazie.